Ole Spadrias di Ponzio Pilato, Gazzette del 2000 avanti Cristo, presepi estivi col bimbo incazzato che dal caldo dice non resisto, riviste porno del 47 e qualche maschera per carnevale, dove si vedono solo le tette, quelle di Babbo Natale. Il mio negozio è sempre ben fornito, ho anche i CD di Cappuccetto Rosso, quelli del gatto con gli stivali che da qui non si è mai mosso. Ho le scimmiette con il tamburello e i topolini con la batteria, l'uomo cattivo con il grimaldello ricercato dalla polizia. Qualcuno crede che io abbia un gemello, ma vi assicuro sono sempre io. Apro alle 4, chiudo a mezzanotte, ve lo giuro quanto è vero Dio. E pranzo sul registrator di cassa e dormo sopra Novella 2000. Aspetto che aprino la caccia, così fuori c'è la fila. D'estate vado in ferie a Palo Alto, quello dell'Enel sotto casa mia. Viaggio parecchio, sono stato a Carasco e Saint-Tropez, ce l'ho in fotografia. Ho 426 licenze, dall'erba medica alla funivia, e con le macchine per Totocalcio ho messo su una segheria. A cosa serve poi andare a letto, se posso fare 5 o 6 sistemi, esserne tutte scarpe ed espaie, e nei canotti infilarci remi. Mi mancano soltanto i cingolati e le carucole per teleferica, altrimenti prima di Colombo avrei trovato io l'America. Sono invidioso perché i carcerati durante il giorno hanno anche un'ora d'aria, io invece sto sempre chiuso qui dentro e mi chiamano Pipaia.